fauna. Noi ci troviamo in un ambiente caldo, coccoloso, dove c'è una luce soffusa, i rumori sono attutiti, ci sentiamo in un ambiente molto protetto, ok? Tranne qualche persona che magari vive dei traumi già quando si trova nell'utero della propria madre. Ma comunque diciamo che è un ambiente molto protetto. Poi, soprattutto se nasciamo in ospedale, è un trauma tremendo. Perché? Perché veniamo spinti fuori, presi, sculacciati, in un ambiente pieno di luce, dove c'è un sacco di rumore e ci fanno piangere. Certo che è un trauma il cambiamento per noi. Quindi noi cerchiamo di avere una vita senza troppi scossoni, che ci faccia sentire al sicuro. Questo per la maggior parte delle persone è il bene. Ma noi non siamo venuti qui per fare una vita tranquilla. Una delusione tremenda. Oh no! Oh no, no! Non è che siamo venuti qui per soffrire, neanche quello, ma siamo venuti qui per crescere, per evolvere. Quindi, se noi facciamo le cozze, c'è qualcuno di voi che ogni tanto fa la cozza? Sì, ok. Se noi facciamo le cozze, gli esseri di luce e anche gli angeli, che sono dei guerrieri, non è che sono tutti peace and love, gli angeli a volte ci danno dei calci nel sedere notevoli, allora ci spronano per andare verso quello che è importante per noi, quindi la crescita, l'evoluzione. Noi non abbiamo la più pallida idea di quello che sia per noi il bene supremo. Non ne abbiamo la più pallida idea. Ma c'è qualcuno che lo sa. La cosa migliore da fare è anticipare i tempi. Quindi, piuttosto che stare lì a fare la cozza, cercare di proteggerci e dire no, non voglio che cambi nulla nella mia vita, voglio che sia tutto sempre molto tranquillo, la cosa utile da fare è chiedersi come posso evolvere, qual è il passo successivo, come posso andare verso me stesso, cosa posso fare per essere il meglio di quello che sono, per esprimere maggiormente quello che posso esprimere, come posso tirare fuori la persona meravigliosa che sono. Allora questo ci permette di aprirci alle informazioni che ci arrivano dalla vita e di intraprendere quella strada di cambiamento, ma con grazia e non con degli strattoni, perché avrete incontrato nella vostra vita delle persone che magari hanno delle situazioni molto serie, attraversano dei cambiamenti pesanti, magari hanno degli incidenti, e allora a quel punto cominciano a tirar fuori quello che sono veramente. Ma non è il caso di arrivare lì. Io direi che è meglio anticipare la vita e cominciare a chiedere alla vita, ok, cosa posso fare per diventare meglio di quello che sono adesso, per realizzare una vita più felice, più vera? Perché molte persone vivono nell'ipocrisia, ma non è perché sono persone ipocrite, ma è perché ci è stato insegnato qualcosa. E allora tendiamo ad uniformarci per non rimanere soli, perché abbiamo tutta una serie di bisogni e di paure, a quello che è uno schema che in realtà non ci appartiene. Perché noi abbiamo l'aspirazione di essere perfetti, secondo uno schema che crea la nostra mente, che dice energie. Questo è un sistema perverso. Avete sentito bene? Allora, noi abbiamo un'idea di perfezione, che è creata dalla nostra mente imperfetta.